periferia. Civita Vecchia non è l'estrema periferia degradata, eccetera, quello è un quartiere normalissimo dove c'è un bubbone dentro che porta a degrado. Allora c'è un problema un po' diverso che non è di carattere sociale prima di tutto, ma è un carattere di ordine pubblico, di fare rispettare le regole, eccetera. E lì il tema, prima ancora di questi disgraziati di questa società che lascia andare in rovina l'edificio, perché quella è un'altra responsabilità, perché far cadere i pezzi di cornicione in testa alla gente è comunque una oggettiva responsabilità criminale, ma è un problema di tolleranza di quegli abusivi. Questo è un tema che si aggiunge a tutti gli altri e che non va affrontato soltanto col discorso del riqualifichiamo le periferie, che è una cosa sacrosanta, e che perché le periferie sono solo tali solo se le guardi dal centro, sono il luogo dove la vita della gente ha il suo centro, ma quello è un degrado della tolleranza per queste però per posso citare un esempio di Roma, visto che la campagna elettorale è a Roma, vado a memoria, c'è un edificio, l'ex Villa Fiorita, che lavorava col servizio sanitario regionale, forse Irene Pivetti conosce la storia. Lì si sono insediate famiglie sia di italiani che di immigrati che non avevano la casa, c'è l'emergenza abitativa come in tutte le grandi città. La proprietà rivuole questo bene su cui ha pagato l'IMU, ha pagato le tasse, eccetera, e si è sentita rispondere: lo sgombero non è possibile perché ci sono problemi anche di ordine pubblico. Quindi bisogna vederla diciamo nella sua complessità, la situazione, no? Perché il problema, l'emergenza casa in particolare a Roma, è una questione altissima, purtroppo impastata di molti interessi che non la rendono facile da gestire, non lo sarebbe comunque, ma certamente ci sono molti che hanno interesse a mantenerla a un livello di estrema gravità. Fuori discussione che una proprietà ha diritto di rientrare in possesso dei propri beni. Ripeto, la situazione milanese che avete mostrato è un po' diversa per il tipo di occupanti, perché qua i problemi sono a più strati, c'è un'occupazione abusiva e c'è un'occupazione abusiva ad opera di persone che nemmeno dovrebbero stare nel nostro per paese. Per completezza di formazione, voi nel senso la vostra coalizione e Giorgia Meloni, i soldi per le periferie dove li attingete? Allora, sul recupero delle risorse finanziarie per la gestione di Roma sarà molto interessante affrontare la cosa complessivamente. Ci sono, a parte il fatto, il solito sistema ovvio della riduzione degli sprechi e della razionalizzazione della spesa più ancora, ma sì, senza sorridere, io sono assolutamente dell'idea di attivare partnership pubblico-privato a livelli diversi. Non parlo soltanto della gestione commerciale, parlo proprio di strumenti finanziari adeguati, già utilizzati in tantissime altre capitali del mondo, per attingere a fonti di carattere, diciamo, privato con finalità pubblica le risorse necessarie allo sviluppo di Roma. Tanto più che Roma non è una città sperduta nel mezzo dell'Islanda, è una città capoluogo di fatto capitale del Mediterraneo, piena di risorse, che è in grado di offrire a chiunque voglia investire un ritorno più che convincente. Quindi è assurdo non gestire Roma con un criterio di buon senso per farla proprio fruttare, direi. Sì.